i nostri politici le droghe le conoscono, perché le Iene ci hanno dimostrato, anche se a tradimento, che con questi tamponi ci hanno fatto vedere che su 50 parlamentari presi in esame ce n'erano 16 che usavano stupefacenti. È risultato che 12 usavano della cannabis e 4 della cocaina. Ma io mi chiedo, perché il politico si introga? Amici, lo fa per noi. Sì, perché come fai a combattere il nemico se non lo conosci dall'interno? Che magari un politico entra dentro il tunnel delle droghe per colpa nostra, per andare a conoscere il mondo delle droghe. E per cosa riesce di entrare nel tunnel delle droghe? E per quanto? Perché cosa? Pezzozzi, 46.000 euro al mese, per cosa? Senza contabilità, indennità di trasferta, altri 5.000 euro, 4 porte a borsa a 4.000 euro al mese, che però tu gli prendi tu e gli dai 800 euro neri quando gli dai, perché quell'altro è figlio dell'amico e c'ha bisogno di un posto di lavoro. Diciamo che il parlamentare più stronzo a 60-70.000 euro al mese ci arriva. Ma che cosa sono 70.000 euro al mese, quando magari prendi in braccio tua figlia e ti chiedi, mentre sei nel lungomare a Monte Carlo a fare un weekend: ma i miei elettori? Andateci a Monte Carlo, vi capiterà pure a voi. Saranno fieri di me. Che poche sono 70.000 euro per un parlamentare. Dico, sei parlamentare, che fate? Fai guarda dietro. Vieni a Roma, prima legislatura, dopo non detto, non trovo fatti che superati i cavarioli. Ma posso la figura di merda con tutti quanti? Ditemi voi. Un tavo comprare una villa al mare in Sardegna? Non ristrutturi la casa al paese, che al giardino ci metti pure i 7 nani, così i paesani schiattano d'invidia. Oh, l'hanno letto, si è comprato anche lì 7 nani. E il BMW a tuffio maschio, ognuno compri. E il college a Londra per la femmina, il chirurgo plastico per tua moglie, il visone per l'amica. Ma poi dico, ma stomo che pensa sempre ai nostri interessi tutta la vita, che sei rovinata per noi. Ma 2-3 volte al mese a mignotte, sto cristiano ce lo vorrei mandarsi o no? Ce lo vorrei mandarsi o no? E voi mi dite che sono tanti 70.000 euro, ma cosa? Che magari sta gente riesce ad entrare nel tunnel delle droghe e fa una vita di stendi per le cose nostre? E dopo quanto lo mandano in pensione? Ve lo dico io, dopo ben 35 mesi. Tre anni quanti mesi sono? 36. Diceva, sa, sentimo, e fa 3 anni tutti insieme. No, no, 3 anni è troppo. Questi vanno in pensione dopo 35 mesi di duro lavoro parlamentare. In pensione dopo 35 mesi. Mio nonno, per prendere fisicamente la pensione, è dovuto diventare Highlander.